Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Super Mario RPG. Nello scorso video ho sconfitto l'Ancidovic recuperando così definitivamente la quinta stella, per la sesta invece dobbiamo andare a Colle Finale, come ci ha detto l'anziano del villaggio che abbiamo quindi salvato una volta finito il tutto. E dunque, tu che fai? Sono molto curioso di entrare qui. Ok, quindi con B mi lanci. Però posso anche prendere quello, no? Cioè, cos'è che mi impedisce di farlo? Va bene, in base a dove mi lancia poi ho una diversa gittata. Mi sa che posso magari, chissà se qui c'è qualcosa. Va bene, ecco, dentro a buco, immaginavo. Vabbè, affrontiamoli, dai. Questi sono, veleno sono. Kanone, Kanon e Shogun. Ah, con Peach. Mi sembrava Mario. Ma perché si chiama Shogun? Oh. Ok. Che fa ululato? Mi fa innamorare? Beh, ho dato anche Kanon. Vabbè, non male. Sale di livello, Gino. Bene, Gino, grande. Vai. Ora, io vorrei solo capire come arrivare qua in cima, però. Non... Oh. Ah, magari devo chiudere le buche prima, non lo so. Andiamo avanti, poi vediamo. Di che so queste, mo? E sale di livello anche Peach. Bene, ci sta. Silenzio! Blocca gli attacchi magici. Se eseguita come si deve, funziona per tutti i nemici. Andiamo attacco e difesa. Boh, usciamo. Non... Ah, qua continua. È pure peggio. Aspetta, però qua sotto c'è qualcos'altro prima. Ah, una strada, sì, c'è una stradina. Vediamo un po'. Ah, guarda qua. Eeeh, che è qui? Pillola di fiori. Oh! Non ho idea di dove mi abbia portato, ma ok. Va bene. Moneta rana, ottimo. Ah, e... Ah, nemico qui, che non mi interessa assolutamente sfidare. Altro nemico qua. Però vabbè, ci siamo quasi usciti a quanto pare. Oh! Ah, per salire magari... Per prendere... Se non altro ho scoperto un nemico nuovo, Adeloide. Non ho idea di cosa sia. No, non serve a niente effettivamente quel barile. Forse per sconfiggere il nemico se prendi il tempismo giusto. Oh no. Oh no, 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 no. Vabbè, magari proseguiamo con la strada normale e poi... Vediamo se arrivo in qualche punto. Magari andando avanti scopro che bastava semplicemente andare avanti. Come tante volte succede nei videogiochi. Ah no, qui si casca invece. Eccoci. Benvenuto a Ponte Ciambelle. Si tratta della più grande attrazione turistica della zona. Già so come funziona purtroppo. Vuoi provare la sfida del ponte? Voglio... Certo. Dammi anche questa spiegazione, dai. Ok, tre modi. Se cade ovviamente perdi. Nel percorso normale i blocchi non cadono. Per saltare al blocco successivo, inclina L nella direzione desiderata e poi premi B. Se riesci ad attraversare il ponte, otterrai 5 monete. Nel percorso speciale salta come in quello normale, ma i blocchi cadono se ci resti sopra troppo a lungo. Se lo attraversi, ottieni 8 monete. Mentre nel percorso avanzato i blocchi cadono, e saltare è molto più difficile. Se riesci, otterrai una moneta rana. In tutti i percorsi dovrai saltare per evitare quei tizi proiettili. Quale percorso scegli? Per esperti. Buona fortuna!
fatto? Vuoi raddoppiare la vincita? Se attraversi il ponte al primo tentativo raddoppierai la vincita. Il percorso sarà più difficile. Se cadrai non otterrai nemmeno una moneta. Vuoi provare? No. Va bene così. Ecco qua. Va benissimo così. E qua si scende. Ottimo. C'è un topino. Ah, era tanto che non venivo qui impegnato come ero in tutti i miei viaggi. Dove stai andando? A Mostroburgo? Sì. Ok, ascolta, cerca il vortice dove sbuca la formica e poi procedi oltre. Continua a seguirlo e troverai il passaggio per andare sottoterra. Una volta sottoterra, Mostroburgo è dietro l'angolo. Ci vediamo là! Dove sbuca la formica e poi è là vicino. Quindi devo andare sottoterra praticamente. Ah, ma qua ce ne sono tanti. Eccolo. Quindi è questo quello dove sbuca la formica. È là vicino, quindi. Devo andare in questo praticamente. No. Qua c'è solo il nemico, c'è questo. Ok, possiamo andare in questo dove c'era la formica. E poi? Ma sempre quello dove c'è la formica? Bene, altra vittoria, sale di livello Mario. Ultrasalto, premia quando atterri su un nemico per saltare poi su altri nemici a caso. Sale di livello un altro personaggio che è Mellow. I livelli si fanno Niveone, un pupazzo di neve abbatte i nemici, credo che sia magia. E anche Peach sale di livello, buono. A lei punti attacco e difesa. Ok, questo dove c'è la formica. E che cos'è qua? Quindi, però. Ma la formica qua sbuca a caso, sbuca. Ok, è difficile da inseguire, oh. Ok, questo è quello che si muove a caso e quindi devo prenderlo. Sale di livello Bowser. Oh. Impara qualcosa Bowser? No, allora attacco e difesa. Bene, anche questo mulinello e siamo arrivati. Credo. Chissà, andiamo un po'. No, sto queste lucertole, no. Lasciami in pace. Oh! Ah, però, così non vale, però. Troppo... Oh, cielo. Ah, così vale, invece. Vale. Vai. Vai, sconfiggi tutti. Bene. Allora, presa la stella, nuovi livelli. Non so per chi, però. Per Gino. Multiraggio Gino. Questo raggio colpisce tutti i nemici, accumula energia e spara. Magia? Poi Peach anche ha fatto il livello. Attacco e difesa per lei. Ah, bene. Mi sono perso qualcosa, ma non... No, non credo di essermi perso qualcosa. E dobbiamo cascare nel buco? Ok. Ah. Forse serviva anche qui sotto la stella. Se l'avessi tenuta per più tempo, magari. Tempio di Slingordo. Ah, è tornato Slingordo. Per 100 monete questa scorciatoia ti porterà in superficie. No. Non ci voglio una superficie. Che ci fanno qua? Slingordo l'abbiamo già affrontato, però, eh. Magari torna più forte. Chissà. E tu che fai qui? Vuoi che ti predica il futuro? No. Scomparso. Invece questo non scompare. Predicimi il futuro, dai. Vediamo. Vedi quella faccia sulle pareti? Scolpiscila in qualsiasi ordine e riceverai il tuo responso. Ok. Ah. Se entrerai nel tubo che si trova nella prossima stanza, il futuro ti farà trovare qualcosa di delizioso. Ah, ok. Beh, per forza, anche perché non posso fare altro. C'era Slingordo qui. Biscotto Yoshi. Ma invece vado qui, vado. Wow. Molto strana sta strada, eh. No, monete e basta. Qua si prosegue però.
E tu? La piastrella gialla ti farà accedere alla prossima stanza. Il tuo destino deciderà quale stanza sarà. Se avrai fortuna incontrerai Slingordo e Mostroburgo sarà poco più avanti. Che fame, come vorrei qualcosa da mangiare. Chi? Chi lo vuole? Non ho detto chi lo vuole, ma andiamo. Magari arriveremo a Mostroburgo, che sarebbe anche ora. Entriamo nel tubo. C'è Slingordo. Ciao. Sembra davvero appetitoso. È il momento giusto per uno spuntino. Ma l'abbiamo già affrontato, Slingordo. Di nuovo? Vabbè. Per carità, io affronto tutti un'altra volta, ma non fa niente. Wow. Ah, vabbè, di brutale, grazie. Ah, però ha funzionato, quanto pare. Credo. Magari lo manda a Nanna. Perfetto, preso. Vediamo un po' se anche lui lo prende. No, inefficace, beh, ovvio, è un boss, figurati. Poteva andare a segno. Era un po' troppo facile. Mettiamo un po' Bowser. Non dimentico mai un sapore. Posso persino clonare qualcuno alla prima leccata. Ammirate! Sembrate tutti squisiti. Ma che sapore avrete? Beh, che schifo! Ecco qua. Attacco ancora sull'ingordo. Non mi interessa niente. Voglio fare fuori Slingordo a tutti i costi. Schifo. Più schifo quando le cagano quando ti mangia. Ma quella è una cosa soggettiva mia. Guscio stellare. Bello. Oh no, di nuovo no. Sto morendo di fame. È ora di andare a casa per cena. Ciao a tutti, ci si vede. Beh, ciao anche a te, clone, eh. È andata così. Vai, sale di livello. Mario! Ehi! Un po' di magia, dai, per la palla di fuoco, magari. Credo, non ne sono sicuro, ma qua non c'è il manuale. Quindi non saprei. Anche Merlo è salito. Possiamo andare a Borgo Mostro? Sì, stavolta possiamo andare a Borgo Mostro. Certo. Non è nelle fogne. Ehi, Topino! Oh, ciao, guarda chi si rivede! Quel tubo parte dritto a casa mia, a Mostroburgo. Ci vediamo là! Bene, allora vengo anch'io. Così posso riposarmi. Bene, anche per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio esplorerò Borgo Mostro. E ci saranno alcune sfide interessanti. In realtà l'ho già registrate, ma... sapete, tant'è. Ad ogni modo, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!